Buon pomeriggio a tutti, eccoci tornati con le nostre BF Quarantine Stories. Buona festa della mamma a tutti, in occasione di questa festa per celebrare tutte le mamme italiane, anche chi non è mamma, abbiamo invitato una mamma che è stata coraggiosissima in questo periodo. Per forza di cose, è nata la sua seconda bambina in pieno Covid, in piena pandemia da coronavirus, ed è la nostra Clio Makeup, Clio Giammatteo da New York, che per la seconda volta viene a trovarci nelle nostre, connessa nelle nostre BF Quarantine Stories, e oggi con una bellissima sorpresa. Vediamo Clio. Ciao! Ciao! Eccola la sorpresa! La famiglia Bello, c'è anche la polpetta. ma che bel regalo che fate a tutti quelli che vi seguono. Vi ringrazio per questo incontro di famiglia. Grazie a Un'altra volta in cui si celebra la famiglia. Come state? Stiamo bene, dai! Cioè, pieni di cose da fare, non dormiamo da 2 settimane e mezza, però dai. Questo è proprio un incontro speciale, abbiamo Clio, Claudio, Guido, il marito di Clio, la piccola Grace e la piccola Joy. Che gioia Sì. metterli tutti insieme! Come si Grazie. sta facendo a New York? So che voi sono stati rimandati i piani di Sì, inizio. abbiamo aspettato un po', hanno fatto un mese e mezzo un pochino fuori di testa, diciamo, perché comunque fino a poche settimane fa eravamo in Virginia, però poi sentendo il nostro dottore ci ha consigliato di tornare a New York perché la situazione non era più così grave negli ospedali. E perché diceva che sarebbe stato difficile stare in giro con una bambina così piccola, perché poi dopo, nella sfiga generale, i nostri amici dovevano traslocare. Quindi pian piano la casa stava iniziando a svuotarsi, perché stavano vendendo tutto, stavano portando via tutto. Quindi c'era anche un po' quest'ansia del dove saremo fra poco con una bambina piccola piccola, perché poi non si può mai sapere, no, se la bambina nasce è tutto a posto, se deve andare dal dottore. Tipo lei è nata che era un pochino più piccolina e ci hanno tenuto un pochino dentro in ospedale per fargli dei test, perché aveva poco zucchero nel sangue, ad esempio. Quindi, oh, yeah, she's beautiful. Tanto che gioca. Quindi alla fine siamo tornati qui. Come? Come avete fatto a mantenere la calma in questa situazione? Ci siamo aiutati a vicenda. Sì, Perché poi sicuramente. dopo magari c'era il momento in cui ero giù di morale, allora lui era quello positivo e l'opposto quando io ero positiva, lui magari era giù di morale. Quindi cerchiamo sempre, anche adesso, quando magari vediamo che siamo lontani dalla famiglia, magari ci sono i momenti un po' di sconforto, perché comunque immaginavamo questa gravidanza, questo parto diversamente, mi immaginavo mia mamma qui con me. Quindi ogni volta che siamo un po' giù di morale cerchiamo di essere forti l'uno per l'altro. Infatti, rifugiarsi negli affetti in questi momenti penso che aiuta tantissimo. Senti Claudio, il tuo ruolo come pilastro in questo momento, raccontaci un attimo, perché anche tu avrai subito tanto. Clio, portando questa bambina in grembo con tutta l'ansia della pandemia, ma tu? No, sì, è stata bella dura, ecco, questo mese e mezzo, 2 mesi, belli intensi, però, ok. Da questo periodo, da questa stanchezza in piena pandemia, qual è la cosa che avete tirato Abbiamo fuori? imparato a mantenere la calma, a non farci troppe paranoie, a non pensare troppo al futuro, ma a pensare al presente, che l'avevo già detto, ti ricordi l'altra volta, che per me è una cosa strana, perché ho sempre pensato cosa farò, i viaggi che faremo, con le bambine dove andremo. Invece adesso pensiamo all'oggi, al massimo al domani, perché non sappiamo niente del futuro. Per adesso siamo qui, cerchiamo di goderci la nostra giornata, di prendere il meglio, ma anche perché tra le cose che poi ci rendono felici è proprio, anche mia mamma lo dice sempre, se sei un attimo giù di morale, guarda le tue bambine, sei fortunata, hai due bambine splendide. E insomma, è veramente quello che ci basta in questo momento. Sì, la cosa importante abbiamo proprio visto è cercare ogni giorno di vedere quello che si può fare di meglio, anche di cose piccole, e portarle avanti, senza pensare appunto troppo in avanti, ma giorno per giorno fare il meglio che si può. Allora, io vi devo dire una cosa, non so se voi mi sentite, ma c'è Sì? stata una ricerca di Tritwell che ha dichiarato che una delle mamme e donne più aspettate
aspirational e più iconiche e che sono un modello per le italiane sei proprio tu. E sei una rosa di mamme. Ti dico chi altri c'è: Michelle Obama, Guido, Beyoncé, qualcuno ha detto Michelle Hunziker. Tu sei arrivata al primo posto nel podio per i consigli di make-up per le mamme che ispirano le donne. Per cui, non lo so, come ti senti ad essere così? Forse dai, perché alla fine mi faccio veramente vedere per quello che sono, quindi anche nei momenti down, mentre magari l'altro giorno stavo tirando il latte, cioè avevo i capelli che erano sotto sopra, le occhiaie, però alla fine è così, cioè è inutile farsi vedere per quello che non si è, cioè è difficile il ruolo di mamma soprattutto all'inizio, perché comunque uno pensa sempre alla gravidanza come l'ultimo mese, è dura, non riesco a camminare, però non si rende conto che è molto peggio quando poi dopo torni a casa dall'ospedale con una bambina piccola, soprattutto la prima gravidanza per me è stata peggio, ad esempio, di questa, perché non sapevo assolutamente niente. E quindi secondo me è giusto far vedere anche che ci sono i momenti down, ci sono i momenti nei quali non abbiamo voglia di truccarci, non abbiamo voglia di prenderci cura di noi stesse, ma dobbiamo curare la nostra bambina e che è normale essere stanche, è normale essere anche un po' triste ogni tanto. Quindi secondo me questo è quello che piace anche alla gente, il fatto che non faccia finta che il mio mondo sia tutto perfetto, che la mia vita sia tutta rosa e fiori. Ecco, questa è una cosa che tu condividi ogni momento, condividi con la tua community. Cosa vuoi restituire dopo questa esperienza difficile e dopo il fatto che loro ti sono stati molto vicino, perché ti hanno molto aiutato, cosa speri di poter restituire a chi ti segue? Ma io spero sempre di dare semplicemente appunto questo esempio di ce la possiamo fare. Cioè, lo so che è un momento brutto, lo è per tutti. Intanto noi ci guardiamo e pensiamo, siamo tristi, diciamo guarda che è per tutti così. O lo dico io, lo dice lui, siamo proprio tutti nello stesso periodo bruttissimo. E io spero di poter regalare qualche sorriso e di far vedere che nonostante le difficoltà ce la possiamo fare, basta essere positivi e... insomma, è pensare che tutto andrà meglio, veramente. Senti, una piccola curiosità, veramente molto leggera. Forse Claudio pure ci può aiutare se lo ricorderà. Il momento in cui hai dovuto presentare la bimba a Grace e al mondo. Qual è la prima cosa che hai fatto? Hai messo il braccio, ti sei aggiustato i capelli. Cosa fai in questi momenti quando poi devi presentarti? Al massimo, al top. Non so, Claudio, lei cosa fa? Aspettate, solo un secondo perché c'è Grace che è già gelosa e vuole salire lei in braccio a mamma. Sì, no. Io vi racconto magari un attimino perché curva. È stato un momento un po' magico quando l'abbiamo portata a casa la prima volta. E Grace, gli avevamo fatto una sorpresa perché stava giocando in cucina, siamo entrati e l'abbiamo fatta trovare lì in salotto come un pacco, quasi un pacco regalo di Natale. E lei inizialmente non ci credeva, non capiva e dopo qualche secondo ha capito. Lei ha iniziato a dare tanti baci, ad abbracciarla, a dire baby sister, ti voglio bene, I love you, cutie little baby, a dare le carezze. E quindi lei è proprio innamorata, sono innamorate proprio. E sì, perché quando arriva la sorellina, forse l'avete detto, quando arriva la baby sister porta sempre un regalino, tra l'altro, alla sorellina. Ma infatti io avevo comprato anche poi un pensiero per lei, perché non volevo tornare a casa e aver solo gioia, avevo paura che lei fosse gelosa, quindi avevo preso un pensierino a Grace per giocare della sabbia magica, così che era tipo, ok, se per caso dovesse andare male con la sorella, almeno c'è il gioco. Esatto. Ma in realtà no, sono volute bene, e vabbè, adesso Joy ha 2 settimane e quindi è ancora piccolina, però Grace è proprio innamorata completamente. La piccola mamma per la piccolina. Adesso è il lockdown totale, perché fino a 6 giugno, vero, che New York sarà chiusa, diceva... In New York noi stiamo monitorando un po' la situazione e quando lo dico ai miei amici oppure ai nostri team in Italia la paragono molto alla situazione un po' della Lombardia, nel senso che qui c'è stato l'epicentro, è cresciuto molto e ha sofferto molto. Però con tutte le misure che si sono prese, con l'aiuto di tutte, veramente di tutte le persone, sia delle essential workers che dei medici, gli infermieri, tutto diciamo il personale sanitario, ma anche delle persone comuni, si è riuscito poi a far veramente decrescere molto il problema. E ovviamente qui tutto è un po' come in Italia, quindi
il governatore la sta gestendo in maniera molto seria e a poco sta migliorando. Nelle prossime 2 settimane dovrebbero esserci dei cambiamenti e si spera in positivo, e a poco, un po' come in Italia, si dovrebbe anche allentare il controllo totale, ecco, su quello che succede. Certo. Qual è il vostro sogno quando finirà tutto? Quello che vorreste esprimere? Qual è il vostro più grande? Venire in Italia. Noi ormai siamo qui a New York da più di 12 anni, sì. E l'America, New York ci hanno dato tantissimo, sono la nostra seconda patria, e però era già da un po' che pianificavamo di tornare, perché comunque per le nostre bambine è importante crescere con il contatto dei nonni, della famiglia, le radici, i luoghi che ci hanno cresciuto, e quindi sicuramente per un po' di anni vorremmo tornare in Italia. Poi l'America, New York sono appunto la nostra seconda patria, quindi non la dimenticheremo e torneremo sicuramente. Però ecco, il sogno è tornare in Italia, magari nelle nostre montagne, a riabbracciare i nonni, le bisnonne, e ecco, stare tanto tempo con loro, e poi da lì ricominciare con il nostro team anche tutta la parte lavorativa. Quindi quali saranno le priorità? Essere così lontana da casa e non poter tornare ti fa capire ancora di più quanto comunque la famiglia sia importante, quindi non poter vedere i nostri genitori, i nostri nipotini, cioè ci fa male. Siamo fortunati perché rispetto a una volta possiamo vederli via Skype, via WhatsApp, però non è la stessa cosa. Famiglia, leggete le domande in direct message. Ma io non ne vedo di domande, vedo soltanto tantissimi commenti in cui dicono siete una famiglia bellissima. Famiglia, siete stupendi, le domande non le vedo. Se vedete voi delle domande cerchiamo di rispondere. Ok, ok, sì, sì. Leggete le domande. Allora, io so che in questo periodo, con il tuo programma di pop-up che era stato girato a Napoli, tu sei stata ancora un po' in TV con noi accompagnandoci. Quali sono i tuoi progetti? Se in questo periodo ovviamente c'è la piccolina che deve crescere, sì. Ma comunque le mani non si fermano mai, io sono sicura che hai qualcosa in mente. Beh, ma noi siamo sempre al lavoro con la nostra linea, quello è il nostro goal principale, quindi siamo, anche se siamo stati un po' rallentati da tutto quello che è successo, io non mi sto fermando con comunque le idee per i prossimi anni. Abbiamo già tante cose in cantiere per quest'anno, fra poco ci saranno delle nuove uscite, e insomma erano già state previste per lo scorso mese, ma abbiamo dovuto rallentare anche noi, però quello è il mio focus principale. E poi in realtà sto portando avanti anche dei progetti extra con alcune compagnie, con alcune aziende, però è tutto un po' più spostato verso giugno, luglio, settembre. Comunque questo mese, col fatto che nessuno si aspettava quello che è successo, siamo tutti stati un pochino più fermi. Certo. Allora, per il resto chi lo sa. Ho letto le domande, chiedevano ci sarà qualche altro Clio pop-up? Noi ci stiamo lavorando, sarà da capire come fare, perché ogni volta portano sempre tante persone e ovviamente non ci potranno essere assemblamenti, quindi stiamo anche un pochino cercando di capire come poter fare, però sì, abbiamo comunque l'idea di continuare, perché comunque ci piace poter far toccare con mano le persone anche il prodotto, dato che il make-up alla fine è tattile. Perché sì, non esatto. Lo avuto a Torino, dicono. E poi si può fare. Il pop-up ci stiamo lavorando per se riusciamo a portarlo anche in altre città, perché comunque è una bella esperienza per tutti. E ho visto un'altra domanda qui che chiedeva com'è stata l'esperienza di partorire in ospedale. E in ospedale allora è stata sicuramente c'era tanta come ti posso dire preparazione da fare per gestire anche la situazione prima. Quindi io e Clio abbiamo preparato zaini, valigie, con dentro tutto il necessario per affrontare al meglio la situazione. Poi la sera prima lei ha iniziato a sentire questi dolori e inizialmente io le ho preparato un bagno caldo. Così che perché inizialmente io non pensavo fossero contrazioni. Non pensavo fosse contrazioni, pensavo fossero dei dolori così un po' più, diciamo, forti, ma non contrazioni. In realtà poi siamo andati dentro, lei ha iniziato a fare il bagno caldo, si sono trasformate in contrazioni e dopo qualche ora siamo andati in ospedale. Le hanno fatto i vari controlli di triage, ovviamente tutti con le mascherine, ci hanno provato ogni 2 ore
la temperatura, sempre mascherine, sempre ecco, lavandoci le mani ogni mezz'ora, ogni ora. E niente, poco a poco le hanno fatto il triage, l'hanno portata in camera e poi da lì è iniziato il tutto. Che però è stato abbastanza veloce. Il mio primo parto l'ho durato 22 ore, questa volta nel giro di 4 avevo già finito. Nel giro di 4 ore? Fantastico! Sì. Bravissima, Joy! Sì, è andato tutto bene, siamo poi tornati a casa molto velocemente, perché di solito ti tengono magari un paio di giorni, 2 o 3 giorni, mentre invece questa volta ci hanno mandato fuori ovviamente in modo molto gentile, professionale, con tutti i controlli, però il prima possibile ovviamente. E quando siamo arrivati a casa c'è stato questo momento bellissimo con Grace, che poi ho catturato in un video che metterò magari esatto. Un po' più avanti. Un'altra domanda, tra l'altro, Clio, non so, ovviamente non potevi farlo tu, ma chiedevano, ci sarà un video dei momenti, alcuni momenti sì. Dell'ospedale? In realtà io da videomaker ho ripreso tutto, però Clio mi ha vietato di divulgare no. i dettagli più scabrosi, diciamo. Però comunque sì, ci sarà un video di ricordo sicuramente. Sì, l'abbiamo fatto. Era brutto non farlo, era brutto pensare di avere il video di Grace e non avere quello di Joy, solo perché magari il momento non era così bello, diciamo, fuori, perché comunque tutti vi erano con la mascherina, con un po' di paura, non sapendo cosa sarebbe successo, però l'abbiamo voluto fare anche per lei e alla fine secondo me è stata bello comunque. È una cosa che sicuramente per noi è stato, che veramente ci ha aiutato tantissimo, è stato l'aiuto da un lato delle persone della nostra community che ci hanno veramente sommerso di amore, di affetto, e dall'altro la professionalità dei medici, degli infermieri, di tutte le persone che veramente sono sia qui in America, ma in Italia, ma immagino tutto il mondo sul campo ogni giorno, veramente a rischiare la loro vita certo. E per aiutare gli altri. Quindi noi siamo perennemente grati a veramente tutte queste persone. Un'altra domanda, Roletta. Chiedevano, con chi è stata Grace mentre Clio partoriva? Noi abbiamo la nostra babysitter col suo figlio che vive qua con noi. È ormai qua con noi da 2 mesi sì. Ormai. E quindi è stata con lei. Così abbiamo potuto anche sentirle mentre eravamo in ospedale, perché io ho paura, comunque era la prima volta che, insomma, cioè non era la prima volta che la lasciavano sola, però le ho detto, Grace, vado e torno con tua sorella, però nella sua testa di una bambina di 2 anni, cioè cosa poteva voler dire? Cioè, il giorno prima mi vede con la pancia, il giorno dopo mi vede con un esterino in mano, mi faceva anche un po' paura questa cosa, quindi volevo prepararla un pochino, le abbiamo mandato delle foto. È stato bellissimo, perché quando la babysitter si è risposta, ci ha mandato la foto di Grace che piangeva, perché quando è nata la sorella era talmente felice che si è messa a piangere. E quindi è stato bellissimo. Sì. Chiedevano anche se sei riuscita a partorire con il tuo ginecologo. La tua community è come una famiglia, sì. Voglio sapere tutti i dettagli. Sì, la cosa particolare qui in America, che è un po' complessa da capire se siamo italiani, perché ovviamente il nostro sistema è completamente diverso, che in America tu devi, per riuscire a partorire, ma in qualsiasi situazione, diciamo, medica, devi intanto avere un'assicurazione che deve combaciare con un ospedale, che deve combaciare con un medico. Se tu hai queste 3 cose, diciamo che sei coperto. Ed è complesso, perché comunque è un sistema completamente diverso dal nostro. Quindi noi eravamo in Virginia, e in Virginia non avevamo un ospedale, diciamo, non avevamo un contatto con un ospedale, non avevamo un contatto con un medico e non avevamo un'assicurazione. Quindi eravamo in una situazione veramente di emergenza. Dopodiché, mano a mano, noi siamo stati in contatto con il nostro medico a New York, abbiamo monitorato la situazione e a un certo punto siamo riusciti a comunque trovare di nuovo la disponibilità del nostro medico, della nostra assicurazione e del nostro ospedale, che tra parentesi è un ospedale, diciamo, eccellenza sia dal punto di vista della maternità che dal punto di vista delle malattie infettive, quindi ci siamo trovati, ecco, molto coperti, fortunatamente. E quindi Clio poi è riuscita a partorire col suo ginecologo. Benissimo. Qua chiedono appunto, perché non, Clio, dici qualcosa in più. E tra l'altro io capisco perché parla Claudio, la gravidanza non è solo della mamma. Voi che siete da soli lì a New York, avete condiviso ogni istante vissuto da Clio, l'ha vissuto con la stessa intensità anche Claudio. E questo lo dico io sì. Che vuoi, mi permetto. Sì, sì, è vero, è vero. Lui ogni tanto dice sempre che ha partorito anche lui. Io gli dico, sì, però intanto a spingere c'ero solo io. Ma perché le dico, ecco. La prima con Grace,
Io l'ho tenuto una gamba e l'ho, diciamo, agevolata ad uscire. Con Joy c'erano più medici, quindi in realtà io ero più, diciamo, documentavo, però comunque ero lì insieme a lei a combattere, quindi Ecco, sì, è ti stato dico, molto bello. infatti, se tu hai assistito al parto, era un'altra domanda. Hai assistito Sì, al parto? però quando mi hanno chiesto se volevo tagliare il cordone, ho detto magari no, quello lo lascio a voi. Saresti svenuto, Sì, secondo me, conoscendoti. quella era un Ma po' intensa come cosa. quindi Clio, tu in sala parto con mascherina, guanti, tutta bardata. Mamma mia. Sì, infatti avevo paura Poverina. perché comunque faccio fatica a respirare sempre quando c'ho la mascherina. Infatti avevo il terrore, poi dicevo come farò a fare un parto, soprattutto se dura tante ore. In realtà, per fortuna, il momento della spinta è durato 10 minuti. Cioè, ho fatto 6 spinte e uscita, infatti è Ah stata no, bravissima. quella è stata incredibile perché sia che nel primo parto che nel secondo, la cosa assurda è stato il momento della spinta, perché ovviamente, diciamo, non è una gara tra lei e le altre mamme, però comunque la spinta è dove tu dai un po' lo sforzo più, diciamo, muscolare, atletico, no? E effettivamente i medici sono rimasti sia che con Grace che con Joy impressionati perché lei ha una spinta fortissima, quindi io l'ho contato. Le ho contate, dal video si vedono, praticamente con 4-5 spinte, i medici non essere fatti perché dicevano: Madonna, si vede già la testa. E quindi è stata una roba veramente emozionante, sì. Beh, Clio, questa è la tua energia creativa. Sì, veramente. Senti, visto che la cosa che fa ridere è che con Grace, gli ho detto un giorno a Claudio, glielo ho detto quest'anno per la prima volta, mentre dovevo spingere, loro mi dicevano spingi, io pensavo quando ho fatto agonismo sci che dovevo stare tipo uovo e Uomo. essere tipo forte per andare veloce, e io in quel momento non so perché dal nulla ho iniziato a pensare a me che andavo con gli sci e che quindi per spingere mi mettevo tipo uovo e spingevo. Ha funzionato però. Funzionato, magari qualcuno che deve partorire adesso pensa quando si va a sciare. Così. Esatto, ottimo consiglio, anche perché appunto tutti i corsi preparto, tutte le ginnastiche che ti fanno fare, secondo me servono Secondo me niente ti prepara veramente per quel momento, cioè nel senso che quando arrivi lì sai un pochino che non sai. un po'. Vabbè, alcune cose Alcune cose serve servono, sì. saperlo, tipo il battito della mamma, il battito del bambino, la Respiro. saturazione, il respiro, però altre cose sì, è più qualcosa di innato che succede in quel momento, sì. Il distintivo è la natura, ma come stai, Clio? Ancora non te l'ho chiesto, adesso come stai? Un po' meglio, perché la realtà è che sono tornata a casa e forse proprio perché ci eravamo andata a casa subito, ho fatto subito più sforzo rispetto all'altra volta, mi è venuta la sciatica. Quindi i primi giorni sono stati tremendi perché non riuscivo neanche a fare le scale con la bambina e non riuscivo più a camminare. Ho iniziato a fare delle lezioni di fisioterapia con il mio fisioterapista online, ovviamente, che mi dà degli esercizi da fare tutti i giorni, poi dopo 2 volte a settimana facciamo un'ora di esercizi un po' più intensi. E in realtà adesso dopo 2 settimane inizia a stare un po' meglio, perché ho avuto anche quel momento di un po' di sconforto perché avevo la bambina piccola e non riuscivo a camminare. Quindi Certo. è brutto, non riuscivo neanche a alzarmi dal letto, devo tipo aspettare 2 o 3 minuti prima di mettere giù la gamba. Però adesso sto meglio. Sì. Benissimo. Senta, buona festa della mamma. Come ti hanno festeggiato oggi? Raccontami e facciamo un augurio a tutti Oggi i tuoi. Gioia abbiamo festeggiato non dormendo tutta la notte. Benissimo, questo è il miglior regalo che poteva farti. Esatto. Grace alle 7 del mattino si è buttata fuori dal letto e ci ha aperto la porta, è venuta a venire a dormire con noi. E quindi Libera l'abbiamo mamma. festeggiato così. Tutti Sì, insieme. siamo sempre insieme, sempre insieme. Beh, tanta gioia. Senti, un Sei messaggio, cammino? Clio, se vuoi mandare un messaggio a tutte le mamme italiane che ti seguono, perché sei un modello per tutte queste mamme italiane. Ma io dico sempre, noi mamme siamo forti, quindi mi raccomando, e poi soprattutto se siamo un po' tristi, non teniamocelo per noi, parliamo sempre. Che è una cosa che a me mi ha sempre aiutato. Quando sono un attimo triste, io parlo con mia madre, la chiamo, parlo con lui, cioè devo sempre trovare qualcuno perché se teniamo dentro le cose, già il momento è difficile, secondo me, perché comunque la tristezza è un po' in noi in questo periodo. Per noi mamme penso che sia ancora più duro perché ci sono tante cose che magari davamo per scontato, che poi alla fine non sono così, perché all'inizio, soprattutto le prime settimane, sono difficili e non è tutto così naturale come si pensa. E quindi mi raccomando di parlare e di non essere mai, non sentirsi mai da meno. Brava, ringrazio. Io vi saluto e vi auguro di continuare a festeggiare
con tanto affetto e tanta confusione, tanti abbracci e baci nelle vostre bimbe questa festa. Grazie mille. Grazie, grazie. Auguri a tutte le mamme. Grazie, vieni a dire ciao. Vieni, vieni, vieni. Corri. Ciao, Cookie. Ciao. Ciao. Un bacione. Happy Mother's Day, Grace. Bye bye. Bacione, ciao, ciao a tutte, grazie. Ciao. Ciao.